e siamo su un video particolare perché siamo andati a giocare in America e voglio fare una prova. Facciamo un paio di partite in America, quindi andiamo in America dell'Est, facciamo un po' di 2v2 e vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo come giocano gli americani, vediamo se quello che si sa degli americani è che sono magari un po' più bravi meccanicamente, ma che non hanno rotazione, invece gli europei sono più bravi nel gioco di squadra, ma meccanicamente sono un po' più scarsi. Solitamente quello che c'è, quello che si dice per il solo Q è questo tra America e Europa. Se vai tipo in giro su Reddit o in altri posti, in altri forum, quello che si dice è questo. In Europa c'è più gioco di squadra, questa cosa mi puzza perché trovare qualcuno che gioca di squadra è veramente strano. Però vediamo com'è la situazione, vediamo com'è la situazione in America. Looking for team, please, anyone. Sono con XB e siamo tornati con Bobbolo, il grande ritorno di Bobbolo. 160 di ping, quindi quello che non posso fare sono i contrasti. Infatti vedi quanto lag nei contrasti. Qua sotto per il blocco si era il tiro in porta perché il mio compagno non c'era e basta. L'accompagniamo leggero sul muro. Rischio se non c'è il mio compagno tranquillo. Perfetto. Avranno il tiro? Sei stato per commitment. Se avessi avuto più boost magari. Prova a passarli e è tornato indietro. Però l'angolino cheeky, ma... Ok, la lag è fattibile per ora. Prova a passarla. Cioè a passarmela più che altro. Magari lui si confonde. Non si è confuso. È strano giocare così. Strano, però si può fare. Questo importa, dimmi che ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ah, che sfiga. Va bene, non è successo niente. È come giocare con un continuo ritardo. Ovviamente ho 164 di ping. Non è facilissimo. Però devo stare attento soprattutto ai contrasti. Soprattutto qua in battuta sarà tostissimo. Anzi no, anzi ha legato pochissimo. Poi voleva scoppiare ma era troppo in ritardo. La metto alta per il mio compagno, magari lo capisce, non lo so. Qua potrei sorpassarlo. Però il mio compagno sai non è pronto. Perché era sul mio lato, non era... furbo passargliela. Che già giocare. Questo è l'esempio. Questo tocco mi ha laggato un casino. L'ho visto troppo in ritardo, purtroppo. Devo stare più in porta. Dato che c'è più lag, ho bisogno di più tempo di risposta. Devo essere più safe. Non so cosa è successo, non ho capito niente. Purtroppo ci devo andare molto prima. Devo completamente giocare solo. Evito che il mio compagno non lo calcolo. L'ha provato ad anticiparlo, ma... il mio compagno me l'ha bloccato. L'unica cosa che potevo fare era questa per salvarla temporaneamente. Mi servirebbe un po' di tempo. Spingilo, spingilo, spingilo. Pensavo lo spingesse e ho tirato subito. Dai, 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 ti prego. E dai, e dai, sì. Ce l'abbiamo fatta. È lentissimo sto pallone. Vado io. Mi conviene andare perché da vedere forse è peggio la battuta. Ah, hanno fatto il fake. Sono troppo concentrato sulla mini lag per fregare a questo. Ok, sono riuscito ad anticiparlo. Purtroppo gioco senza, no, senza vedere l'avversario. Cioè, lo faccio. Poi se c'è il contrasto, no, perché, ad esempio, non sapevo se lui era vicino al pallone. E si stava arrivando. Allora di nuovo. Battuta pecco, purtroppo è in battuta pecco. Allora se l'alza probabilmente, però ha perso un po' troppo tempo. Meno male, non ho sbagliato.
Ho sbagliato pure perché sono abbastanza stupido. E questa posizione siamo messi male per colpa mia. Merda, ho sbagliato a fare quel. Bravissimo, mio compagno qua è stato bravo. Una bombetta sull'angolino. Magari si confonde. Era meglio qua passarla subito. Lo sono messo in difficoltà. Ok. No, 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 sono troppo veloce. È troppo strano da spiegare come si gioca. È troppo strano. Tipo tutto questo lagga un casino. Ci arriva prima lui. Bravissimo. Io non so se nel video si vedrà, ma è stranissimo giocare così. Cioè non ti puoi fidare di niente di quello che vedi quando sono... Cioè devi andare così a GameSense. Non puoi fare altro. Perfetto. E hanno quittato. Va bene. GG per la prima. Mi ringrazia, non so perché, però mi ringrazio. E siamo con Crispero, Crispero, non lo so, Chris, lo chiamo, o okay, Pero, lo chiamo Pri, Pero, Pero. Il freeze iniziale c'è sempre, quello non manca mai, grazie Rocket, grazie Psyonix. Troppo lento come tiro, però posso prendere il loro boost. Non so se andare per... neanche so. Neanche faccio andare il mio compagno stando in quella posizione. Ma quanto è laggato. Dunk e basta. E qua c'è andare il mio compagno. E basta. Bol tiro. Peccato. Ripassamela. Bravissimo. Dove forse metterli da dietro qua. Ho rischiato tantissimo perché se questa la prendeva era gol per loro. Chi va? Vado io. Pero, Pero, passa al centro, Pero, passa al centro. Posto. Non li ho voluta fregare, ho rischiato, però. Che ci possiamo fare? Non lo seguo. Perfetto. Li destabilizziamo un po'. Pero ce la fai? Sa di no. Troppo su di loro il passaggio, era orribile. Io non ho boost in teoria. A posto. Se faceva il flick mi poteva fregare. Non ho boost, mi dispiace. Ok, l'ha seguita, va bene. Wow, guarda Pero, il grande Pero. Facciamo fake. È fuori. È fuori, lo sapevo che era fuori. Lo sapevo che era fuori. Peccato, era un bel tiro. Mi allargo perché mi sa che è tosto questo. Oh, il tank. Grande Perello. Super Pero ha fatto un bel dunk. Vado mua. Ma l'ha seguito lui. Gli lascio la porta aperta, anche lì li... Ok, l'ha dunkato benissimo. Gli volevo baitare il tiro, ovvero fargli... No, sono un coglione, colpa mia, è enorme, pensavo di... Ogni volta in volo penso di prenderla. Oh, quello te l'ho lasciato, però. Non cominciare a flammare, eh.
No, sono un coglione. Ah, ho segnato il jump reset. Ah, peccato, ce l'avevo. Ho sbagliato il flick. Fanculo. Io ho fregato di nuovo. E che dobbiamo fare? Non si arrendono, quindi. Oh, che bel... Oh! Che miseria. Ero un po' fuori posizione. Distrattissimo. Dai, che ti vedi sto replay? Salta, che palle. Tossico. Allora, c'è un bel Brasil. Non la voglio questa. Lascia il mio compagno. No, volevo scoppiare. Per boost la prendi tu. No, volevo spingerlo. Porca miseria. Li sto fregando tutti. Non lo rovina il Brasil. No, no, no. Non fai rovina il Brasil. Brasil rovinato. Hai fatto rovina il Brasil, Perù. Vergognati, Perù. Vergognati, vergognati. Mi stai attaccato dietro, eh. Cosa stai attaccato dietro? Stupido Perù. Ai, c'era un motivo. Questa violenza gratuita. Creti. Mentre la partita finisce, ti ricordo che io faccio coaching. C'è un po' di coda, però se mi iscrivi su Discord, vieni prima mi iscrivi, prima vieni in coda, il costo è di 15 euro all'ora. O se sei sub su Twitch, soltanto 10 euro se hai la sub. Quindi mi raccomando, affrettati a prendere i posti coaching di Laurilis. Oppure se ti interessa nei siti del replay, puoi comprare il tier su Tipe, link in descrizione. Oppure direttamente il fai la sub su Twitch e finché hai 6 sub hai diritto alle analisi di replay, almeno una al mese, che solitamente, solitamente una ogni due, perché... Data la richiesta non ce la faccio a farle una al mese. E questo è quanto. La partita è molto, diciamo così, finita perché le persone non vogliono. No. Perché le persone non vogliono fare il forfeit, ma vogliono perdere tempo. Lol. No. Yatoi. Dai, che antipatico. Che non ho problema a quello. No. GG. E ce ne andiamo. Detto questo, fammi sapere se la serie ti piace. Magari la continuiamo. Proviamo a toccare il Champion 3 Grand Champion in America. Per ora siamo Champion 1, Champion 2. Fammi sapere se vuoi che gioco in altri server. Se vuoi qualcosa di strano. Non lo so. Fammi sapere se vuoi che provo le altre location. Questa era America dell'Est. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, rilascia un mi piace e fammi sapere sotto con un commento, fammi sapere qua sotto, no, sono distratto, fammi sapere cosa ne pensi con un commento qui sotto, ce l'ho fatta. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao. I just